Ciao carissimi e benvenuti su Digital Best, eccomi qua ancora in compagnia del DJI Mavic Air, un drone che sto testando nell'ultimo periodo e che mi sta dando davvero delle grandissime soddisfazioni. Sicuramente il Mavic Pro 2 farà tanto parlare di sé e sicuramente avremo modo di parlarne e spero anche di testarlo qui su Digital Best. Ma come sappiamo i droni DJI appena usciti hanno un prezzo più elevato rispetto a quello che poi vediamo qualche mese dopo. Ad esempio anche il Mavic Air appena uscito nella sua versione Fly More Combo superava abbondantemente i 1000 euro. In questo momento invece ad esempio io ho trovato un'offerta per la Fly More Combo a circa 860 euro. Mentre per la versione standard, che è comunque una versione che comprende molti accessori, tra cui anche chiaramente il radiocomando, ma una sola batteria, ho trovato un'offerta intorno ai 690 euro. Quindi sicuramente delle offerte molto vantaggiose per chi sta cercando un drone con tecnologia avanzata e in grado di fare ottime riprese e foto aeree. Il primo video che ho dedicato al Mavic Air è stato una recensione e un tutorial dettagliati. Se volete potete vederlo cliccando sulla scheda informativa in questo video. Mentre questa volta voglio dedicarmi più specificatamente alle performance in volo di questo drone e anche alle riprese aeree a 1080p che è in grado di fare. E allora parliamo un po' dei numeri di questo Mavic Air. Per quanto riguarda la distanza massima, la DJI nelle specifiche tecniche dà 4 km in condizioni ottimali. Ma nel nostro paese è più verosimile pensare ai 2 km di distanza massima, sempre naturalmente in condizioni ottimali, cioè senza interferenze. E quindi calcolando possibili interferenze nelle varie zone in cui voliamo, direi che è meglio restare entro i 700-800 metri con questo drone. Per quanto riguarda l'altitudine, invece, possiamo impostarla fino a un massimo di 500 metri. Nella modalità Sport, che è attivabile semplicemente da un tasto sul radiocomando, questo drone arriva a velocità davvero molto alte, fino a sfiorare i 70 km orari. Bisogna tenere a mente però che nella modalità Sport i sensori sono disabilitati e nel momento in cui lasciamo i comandi il drone impiegherà 3-4 metri circa per frenare completamente. Quindi è una modalità che ha i suoi rischi, però sicuramente è molto divertente e trasforma il Mavic Air quasi in un drone da corsa, utilizzabile anche con gli occhiali FPV. Mentre invece nella modalità standard la velocità è più bassa, quindi abbiamo una velocità da ricognizione, da ripresa, e tutti i sensori sono abilitati. Vi ricordo che il Mavic Air ha dei sensori anticollisione davanti, dietro e sotto il drone. Per quanto riguarda la batteria, la troviamo in questo vano, si estrae molto facilmente così, ed è da 2375 mAh per 11,55 volt. Si reinserisce semplicemente premendola dentro in questo modo e permette al drone di volare per circa 18-20 minuti, quindi un ottimo tempo di volo. Prima di volare per riprese aeree dobbiamo chiaramente andare a togliere la protezione per il gimbal sotto il quale troviamo appunto la videocamera del Mavic Air in grado di riprendere video fino a un massimo di 4K di risoluzione per 30 frames al secondo. Mentre in questo caso le riprese sono tutte a 1080p senza alcun tipo di correzione. Per avere una buona efficienza con il radiocomando, sia per quanto riguarda la ricezione del segnale video che è la trasmissione dei comandi, è buona regola mantenere le antenne in questa posizione, quindi verticali rispetto al terreno, e tenere le antenne sempre orientate verso il drone. Infatti se ad esempio il drone è da quella parte e noi siamo orientati in questo modo, il segnale sarà molto più debole. Ma adesso vediamo insieme il decollo del Mavic Air e poi ci godiamo insieme qualche ripresa video di questo drone incredibile. Dunque, possiamo effettuare un decollo automatico dal pulsante sull'applicazione, quindi dallo smartphone, oppure semplicemente orientando gli stick in questo modo.
Quindi abbiamo armato i motori, mettendo lo stick in questo modo in alto, il drone decollerà. Potete già notare la stabilità di questo drone, che è assolutamente incredibile, praticamente è immobile in aria. Ed eccoci qua, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato utile. Se volete approfondire ed eventualmente acquistare il Mavic Air con delle ottime offerte, trovate tutti i link utili nella descrizione di questo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, condividete questo video e, se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale. Un carissimo saluto a tutti e alla prossima. Ciao!